Ehi, ben ritrovati da AndreLink91 e ben ritrovati anche su Kirby Star Allies. Continuiamo il viaggio del nostro eroe leggendario e iniziamo oggi con Stella Lavadom. Se tutto va bene, possiamo rompere la barriera in questo episodio e magari poi nel prossimo completare, perché no, il gioco. Non ricordo quanti livelli effettivamente sono rimasti e se questa struttura qui è un livello unico. Quindi, intanto cominciamo. E poi magari vediamo che succede. Ok, ahiaia, questo qui è molto particolare come livello. Dato che ci servono amici, perché ho chiuso la partita, come un babbo possiamo intanto spirare qualcuno. Poi questo qui è infingardo perché si nascondono i pezzi di puzzle. Vabbè, potevo diventare lui, ma non fa nulla. Qui possiamo. Ah, quando è vero, quando l'oggetto non posso volare. Ma veramente non. Lo spari? Grazie. Non capivo perché non volasse. In qualche modo ho aspirato altro, ma non. Allora, no, qui non. Siamo tranquilli, mi sa. Non si apre nulla. Eppure mi ricordo che in qualche maniera servivano ad aprire qualcosa. O forse è solo una mia illusione. Mi sbaglio con qualcosa. Vedi che non mi sbaglio? Quindi infatti qui ce lo fanno capire benissimo. Ah, oddio, vabbè, divento Rocky, ma. Mi piace molto come personaggio. Devo usare l'abilità. Ecco, qui insomma voglio stare attento perché voglio riuscire a prendere tutto. Ah, ma rompe anche il pezzo di puzzle, rompe. E mica va bene. Devo essere veloce se voglio prendere i pezzi di puzzle che troviamo fluttuanti per il livello. Quindi nella prima area non rompono nulla, ma. Boh. Molto strano. Aiuto! Ma sono scemo? Sarò scemo nel cervello. Perfetto, vogliamo. Ok, perfetto. Signorino. Vai, mi colpisca. Sono un po' troppo lontano. Sono un po' troppo lontano. No, va bene che Kirby non sottostà alle leggi della fisica. Ma qui si esagera proprio. E questo era quanto? Giusto per prendere quei due pezzettini lì? Ah, strano, perché abbiamo un pulsante da premere. E anche un pezzo arcobaleno che è onnipresente. Però va bene, se lo dici tu. A me dà molto fastidio quando gli amici perdono punti salute perché vanno a sbattere contro nemici così a random. Vai, perfetto. No, ragazzi, vedi, perché io sono abituato a premere B per fare l'attacco o per appunto cancellare il volo. E quindi giocare con il mattone per me è pessimo proprio. Ah, ok. Perfetto. Quindi si è abbassato. Ah, per andare qui. Certo. Esatto, se no non si può scendere da sopra perché quelle lì sono a via unica. Ah, così semplice ce la mette. Vabbè, sì, quando c'è il pulsante la premere è sempre semplice. Mentre invece per il pezzo di puzzle all'arcobaleno c'è da fare una specie di minigioco. Un minigioco nel gioco. Strano. Quindi ci manca solo il pezzo arcobaleno. Ottimo. Però se abbiamo già premuto il pulsante, vuol dire che siamo vicini alla conclusione. Quindi come la mettiamo? Attenzione. Ah, potere dell'acqua. Dell'acqua? Ah, certo. Attenzione raga, attenzione. Tenzio, mamma mia, che disastro. Boom. No ragazzi, io questo qui non ce la faccio a giocarlo così. Come lo sconfiggo sto coso qua che lancia le teiere? Ma che è? Kawasaki.
Quando mi stai sulle scatole, guarda. Non ci posso fare niente, raga. Vabbè, allora tu sei proprio un pezzettino, sei. Vai, diventa amico. Aiuto! Bravo, cucina. Oh, l'unica cosa buona che ha fatto Kawasaki è cucinare. E che farà mai? Perché sinceramente come personaggio, ripeto, se a voi piace va benissimo, ma io personalmente non lo sopporto. Cioè non trovo l'utilità di questo personaggio. A parte cucinare. Boh. Non lo so. Non mi attira molto. Ah, sì, 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 sì. Sì, sì, signora. Ci sene. Ah, dobbiamo proprio andare di qua. Ah, no, 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 yes! Oh, Zun, ragazzi, che coduria! Qui, qui, qui. Sì, vabbè, però, anche voi? Dai. Che bello! Vai, così mi piace. Bello carico, bello... ciacione proprio. Bello pieno, ecco. Massello, come dice Lazzarin. Bello massello. Ah. Proprio un livello pieno. E quando riesci a sfangarla all'ultimo secondo... ah, proprio la goduria che ti prendi, proprio... il top! Oh, un altro quadro completato. Bello! Lotta per la... non posso dirlo! Non posso dire la parola perché sennò YouTube me lo vede come... come cosa della... del virus che c'è ora. Virus però si può dire, vabbè. Quindi se io dico quella parola... il video viene demonetizzato, però viene boostato in visual. Lotta per la corona! Lotta per la corona e... bella. Sapete che quasi quasi... io ci farei poster di questa quasi quasi. Ho cercato online tempo fa per fare dei poster, perché mi serviva un poster, volevo fare, con tutti i lottatori di Smash Bros. Ultimate. Ma, cavolo, questo è molto più bello. 4 immagini completate, sì, una non ve l'ho fatta vedere perché il file si era corrotto e poi ho dovuto registrare nuovamente tutto. Capita. Perfetto, il livello extra che si è aperto non è questo credo che sia il livello... sì. Luna ardente, e infatti si è aperto questo. Pianeta extra... beta gamma? Teta? No. Hai attivato tutti gli interruttori grandi nascosti nei mondi. Vedi che bellezze? Questo è gamma. Perché alfa, beta, gamma. No? Andiamo a fare pianeta extra. Poi facciamo il boss di questo mondo. E... cioè il boss dell'altro livello. Perché di questo mondo non è proprio esatto. E poi dopo basta. No ragazzi, devo rimuovere questa abilità, non è possibile. Non ce la faccio a giocare con quella, è molto fastidiosa. Oh, ricordo questo coso, è una... è matto proprio nel cervello. Ecco qua, sì, è strano, fanno 10.000 giri per... invece di farne uno e farti andare direttamente lì. No, dice gioco no, è troppo semplice dopo. Deve essere macchinoso, ecco no, dice mo... stai così, fermati. No, continua. Fa spostare i 10.000 pezzi. Level design. Non so se mi spieghi. Avanti. Pff, maledetto, rotto. Nel sedere proprio. Proprio rotto lì. Vedi quant'è infingardo? Quanti giri fa sto maledetto? Vabbè, è andata.
male per l'andata. Allora, qui invece che ci... Ciacioni? Ciao! Vaffan bagno! Va bene, in effetti sì, con questa abilità. Ciao! Intanto Kirby prende il danno, sì. Sì, sì, prende danno, signora. Non diciamo cose così perché dopo se no sei razzista! Un Link è razzista! Invece no. È solo per fare la battuta goliardica. Ah, qui è per andare, sì, senza chiave. Ma io sono bravo perché ho preso la chiave, quindi ciaddone. Vai nella vita. Dammi il ghiaccio. Il ghiaccio spegne i tronchi incendiati, ma l'acqua no. Bravo. Bravo Kirby. E qui anche. Anche qui, bene. Ma allora, noi siamo due amici portentosissimi. Grande. Cioè, Kirby proprio ciaddone proprio massimo. E one up, scusami. Ecco, dato che ci siamo, no? E, ah, non possiamo andare sopra. Dobbiamo tornare all'inizio del livello. Vabbè. Non è che abbiamo fatto chissà quanta strada. Però... no. Questo fa l'attacco di Ness che di che... no, di Ness. Di Star Fox. Di Fox. Di Falco. E di tutta la combriccola di Lylat. Ero rientrato per sbaglio e possiamo proseguire. Vita, no, stellina. Stella, stellina. Quanti nemici cattivini. Io ho paura. Quindi entro. Ciaddone qui sotto. Vai. Doppia. Vai così alla grande. Doppi amici di acqua, ghiaccio, qui c'è tutto. Ok, questo qui mi sa che scende a un certo punto. No. Ah no, perché ci sono i ciaddoni qui da combattere. No, no, aspetta, 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 come amico, come amico, come amico. Perfetto. Tu non sei amico, tu sei amico, ma leviamo un Frosty. Un Chilli che è questo qui sta da più tempo con noi, purtroppo ha poca vita, poverino. Allora, il sensitivo è forte ma è difficile da mandare KO. Quindi mi limiterò a farlo combattere ai miei amici. Ma qui cosa abbiamo? Ok, Puzzle! Perché? Kirby, devi stare calmo. Calmo, così, piano. Oh, bacetti nessuno, perfetto. Andiamo avanti allora. Da-da-da-da-da-da, scivola! Scivola! Qui c'è qualcosa. Ehi, Bugsy! No, boom te, pile drive sulla scala. No, per cosa ho fatto? Però hai rotto anche il cavolo, Va bene? Cioè, stava sempre lì a attaccare me. Va a far bagno. Non hai preso nessuno, Bugsy. Tontolone. Boom. Divento io Bugsy. Yay. Siamo pazzi. Ladro! Chi è? Vividria! Donna, se ti prendo Vividria ti scotenno la testa proprio, dalla testa parto. Vabbè, scherzo. Si sghe. Cosa fai? Non tazzar... No, cos'è? Le bombe! Pure! Che funzionano! Ma questa è magia! Ma lei è mago? Signorina Vividria? Sì, non so se è sposata. Ma cosa? Vai. Come amica. Leviamo Biospark che è rotto proprio. Si è rotto tutto Biospark. Venite qui, bravi, bravissimi. No! Che stavo per creparci male! Che paura che ho avuto! È morta Vividria però! No! Mi sono salvato per rotto della cuffia!
Il prossimo livello, Luna Ardente, quindi rincontriamo Flamberghina. Anzi no, Flambergina, femmina. Sì, anche Ghina è femmina, ma... però, sensi cattivo, sei davvero cattivo, eh. Sì, vabbè, cos'è? Ha aperto un portone gigante. E poi credo che qui sia, ci sia, ecco, avete visto, no? Ecco, bastava vederlo. Basta prestare un minimo di attenzione all'environment e... Oh, oi. Oh, oh. Ah, sì, devo tenerla fino a che non crepo male. Però uno è una bugia. Va bene, sì. No, dove è finita la chiave? Oh! Ehi! È la chiave? Ma la chiave? Dove? Non mi dica che l'ho persa. Ma da... No! Non l'ho lanciata. Ma non l'ho lanciata. Si è disintegrata proprio. Talpagallo, tu sei bravo e carino, ma no. Vividile ci fate mangiare. Però è anche meglio di Chef Kawasaki, no? Vedi, quando vedi, ci capisce al volo lei. Vi siete rifocillati? Ecco, bravi. Perfetto, proseguiamo allora. E qui abbiamo finito in teoria. Ecco qua, infatti sì, adesso si sale. Uppla. Eccoci qui ragazzi. No, io penso di stare bene così. Anche se il potere del sensitivo... Vediamo un po'. Allora, prendiamo il sensitivo. Lui... E Vividria. E un altro sensitivo. Perfetto, andiamo. Perché il potere del sensitivo, raga, è tosto. Ah, c'è anche il brawler. Va bene. Ottimo, e andiamo. Chi avrebbe mai detto che la ricerca dei frammenti del Giambacuore mi avrebbe condotto di nuovo a te? Qui deve esserci lo zampino di fuoco del destino. Sì, sono fuoco e fiamme! Stai allerta, piccola sciagura rosa. Nel nome di Lord Highness. Ti trasformerò in una sfera di fuoco, pallina rosa invadente! Si è arrabbiata. Ma zunna! Anche meno, eh. Anche meno, Framberga, eh. Ti ho chiamato Flambergina giusto per farci due risate. Non pensavo che ti arrabbiassi così. Così tanto. Vai, ma che sta stordita, ragazzi, su. Io continuavo a colpire, ma sono quasi sicuro ora che non l'abbia mai presa.
Ma molto semplice alla fine. Il cammino illuminandosi ha fatto sì che la barriera mistica che proteggeva Jambandra si aprisse. E l'ultimo livello ci attende. Base di Jambandra, ma nel prossimo episodio. Attenzione però, qui c'è qualcos'altro. Pensavi che non lo notassi? Signori, affronteremo questo livello nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Kirby Star Allies. Nel prossimo credo che concluderemo la serie. È stata una serie molto appassionante, molto avvincente. Mi è piaciuto rigiocarla. E non so se porterò qualche extra, tipo la lotta alla, tipo alla boss rush, quella super difficile. Non ne ho idea. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!